Buongiorno cucciolini, come state? Allora, sono entrata nella camera di Vanessa perché dovevo stendere e guardate un po' in quali condizioni è. Allora, libri buttati sulla scrivania, non so ieri che cosa sia successo in questa cameretta, mi aveva avvisata, e anche per terra. Allora, ditemi voi se è normale. Dunque, è da settimane che le dico di spostare i libri che avevamo messo dentro questo cassetto perché non sono facilmente riconoscibili ogni volta per la scelta del libro, visto che non li conosciamo ancora bene, dovevamo tirarli fuori tutti e probabilmente è quello che è successo ieri sera, e di metterli invece in questo scaffale dove abbiamo già posizionato alcune cose di tecnica, ma non lo ha ancora fatto perché non mi ascolta. Quindi adesso la sto andando a prendere a scuola e dopo pranzo la sua giornata sarà quella di riordinare questa benedetta cameretta. Ma voi cucciolini, avete la cameretta conciata così? Oppure ascoltate la vostra mamma e vi organizzate anche per una cosa vostra personale, per riuscire poi quando fate lo zaino la sera a trovare facilmente i libri? Scrivetemi nei commenti se siete un po' come Vanessa oppure no. Buongiorno, bentornata. Tutto bene a scuola? Sì. Sei stata bene oggi? Sì. Benissimo. Mi fa solo con la gola. Vabbè, passerà. Senti, ma la tua cameretta su com'è? Tutto a posto? Tutto a posto? Benissimo, allora adesso pranzi e poi andiamo a controllare che sia tutto a posto, va bene? Ok. Allora, guardate un po', giubbotto qui, biscotti lì, e lei cosa fa? Gioca a pallone, lei gioca a pallone. Allora, signorina, andiamo su a vedere com'è bella la tua cameretta, eh? Sì, dopo. No, adesso. No, apri le gambe. Apri le gambe. Vane. Apri le gambe. Micetta. Apri le gambe. Ecco, è arrivato il micione. Gasper, vuoi venire a dare una mano alla tua padroncina? Andiamo, Vane, dai, vieni. Con, con. Andiamo perché questo palloncino adesso te lo buco. Vuoi vedere che te lo buco? Allora, sali, sali, sali. Andiamo a vedere la camera di Vanessa. Sta uscendo Anastasia. Che tutta in ordine, trallallero, trallalla. Vanessa, tanto noi la tua camera l'abbiamo già vista. Vanessa, apri. Vanessa, sta uscendo Anastasia da scuola, apri. Scappa, scappa, guardate, guardate come è ancora in ordine la camera di Vanessa, guardate. Mamma mia, questo tappeto è così moderno, sembra quasi che ci siano dei libri in 3D. Ma dov'è Vanessa? Qualcuno vede Vanessa? Qualcuno la vede? Allora, adesso andiamo a prendere la tua sorellina e poi oggi scapperò. Dove vai? Guardarti un film in sala cinema? E poi oggi tu sei in castigo e pulirai la tua camera. Guarda la camera di tua sorella, com'è in ordine! Guarda! Sì, sì, anche quella di tua sorella, proprio in ordine, guardate. Calze di qua, fazzoletti. Ah, adesso che arriva anche tua sorella. Andiamo, andiamo! Andiamo? Andiamo. Andiamo, che ti aspetto un pomeriggio di lavoro. Dai, su signorina, andiamo. Buongiorno, bentornata, tutto bene? Sì. A scuola? Sì. Hai avuto caldo? No. Allora, oggi Vanessa è in castigo. Okay. Perché la sua cameretta è un disastro. Okay. Sì, fa caldissimo. È un disastro, Anastasia. La tua è messa un po' bene. Quindi adesso fai merenda e poi voglio vedere le camerette e i cassetti completamente in ordine. D'accordo? Ok. La tua camera è più in ordine, eh? Ma poi ti faccio vedere quella di Vanessa. Rimarrai scioccata. Allora, cucciolini, lì c'è Anastasia e non so dov'è Vanessa. Anastasia, dov'è Vanessa? Perché è dalle 3 che le dico di andare a fare la camera, non è ancora andata, abbiamo aspettato te, avete fatto merenda, super merenda, è quasi ora di cena. Dove si è? Dov'è Vanessa? Vanessa, dove sei? Sei in bagno? Ti do pochi minuti perché poi dobbiamo andare su, ok? Perché qua il castigo non è ancora partito, qua non è ancora partito nulla. Tu ti sollevi? Come on baby, vieni che andiamo a controllare i cassetti se sono in ordine. Non ti avevo vista. Sono andata in bagno, pensavo che eri ancora in bagno. Andiamo a mettere in ordine. Quanto ci mettiamo? Dipende da te, tesoro. Perché? Anche che cosa hai da fare? Anche tu. No!
c'è più. Possiamo andare a fare la stanza. Allora, Anastasia? No, dove è Vanessa di nuovo? Ma come fa a sparire sempre così? Ma è magica, Vanessa, è magica! Vanessa, è magica, Vanessa, è magica, Vanessa, è magica! Alzati! E Anastasia? Oh, anche Anastasia! Oh, adesso toccherà a me mettere in ordine le loro camere, che peccato! Io che ero convinta che lo facevano loro! È un verissimo peccatissimo! Fuori. Allora Anastasia. Anastasia. No, ma io come devo fare? Alzati. Alzati, adesso appena farai le pulizie di casa ti passerà tutto. Allora Anastasia, la tua camera è abbastanza in ordine. Vieni a vedere quella della tua sorellina. Guarda, ma che ti ho visto, lo so che sei qua. Allora, ti rendi conto che ci sono i libri buttati sulla scrivania e per terra sul tappeto? Adesso Vanessa, ti spiego, per avere una tua organizzazione, accendiamo le luci, queste fantastiche luci. Vanessa, devi mettere i libri in maniera tale che si legge questo. No, questo. No, no, te lo fai da sole e poi vengo a verificare. Ma non è vero, è passata una settimana. E ma forse... Ma vedi te, hai uno scaffale intero. Allora, i pupazzi li mettiamo nel piano alto. Queste tecnologie ce l'hai domani, eh? Quindi prepara già la cartelletta, se vuoi. Quando ci arrivo? Quando scappello? Dai, Vanessina, per favore, non mi fare arrabbiare. Quando scappello? Ok, comunque, ascoltami, non ho tempo da perdere. Quello lo apri, lo metti dentro. Guardami. Mi aiuti? Libri e quaderni. Libri da una parte, i quaderni dall'altra e i quaderni, quelli nuovi, li ritiri qua. Stop. Ti devi sapere organizzare, d'accordo? La vuoi aiutare tu, amore? No. Perché? Faccio da sola. Fai da sola. Io faccio la mia. Mettiamoli dentro e la staccina coloratina piccolino bellino. Perfetto. Quindi per domani cartelletta fatta. Metti qua dentro. Scusami Vanessa, ti do i compassi. Io ne ho due. Se ne vuoi portare due? Una. Uno solo? E se magari ho qualcuno manca. Io lo presto. È mio. Ok. Lì dentro ci sono anche le punte. Quindi ci sono le punte dentro questa. Capito? Qua dentro. Sì, ho capito. Ciao. Mi raccomando. Voglio rimanere a bocca aperta anche questa volta. Ciao! Ciao! Mi raccomando. Ciao! È andata via. Allora. Allora, adesso. Silenzio! Mettiamo questo libro, è uno schifoso. Qua. E poi la borraccia. Allora, intanto ragazzi, non c'è luce qua dentro. Luce? Qui e ordino tutti i libri. Ordiniamo questa spazzatura. Mettiamo tutti i libri. Allora ragazzi, adesso vi faccio vedere come sembrava suonare il flauto. L'ordine deve essere quello che c'è per terra va nel cesto, okay. I pezzi di carta li devi buttare nel bidone e poi volevo verificare, ti tiri su, okay. E poi volevo verificare i cassetti. No, ma lascia, sta faccio io. Posso? No.
Cassetto numero 1. Cassetto numero 2. Guardate la maglietta, è svenuta. Cioè, è praticamente metà fuori e metà dentro. Mamma mia, che tristezza. Cassetto numero 3. Ti va bene perché è vuoto, ma è tutto in disordine anche questo. Con i piedi. Cassetto numero 4, super ordinato perché l'ho messo in ordine io. Cassetto numero 5, ordinato, dai. Ed infine cassetto numero 6. Tre pantaloni buttati così alla cavolo. Scusa, a che punto sei? Devo riordinare tutto. Iniziamo con le calze. Andiamo in bagno, accendiamo la luce. Le mettiamo qua, guardate, aspetta. Tutto bene nel cesto. Perfetto. Mi sono accorta ora. Ma non c'era nemmeno prima. E accendiamo la luce. Facciamo vedere il cestino che poi... Riusciamo, ora ce n'è un'altra. Come non detto! Pensavo che era finito. Accendo la luce di nuovo. Andiamo giù. Allora, mettiamo in ordine, in ordine, in ordine. Tutto in ordine deve essere. Quindi questo mettiamo qui. La sveglia... aspetta, quadro... non puoi andare più di così. Un'idea, la sveglia la mettiamo qua. Allora, qui dove c'è il coltellino, perché qua è di mia sorella, ma non se lo viene mai a finire. Ora ce ne ho di 6 anni, ok. Ce l'ho fatta, finalmente. Ok, mettiamola qui. Oh. Il termometro. Allora, apriamo il cassetto. Ok. Mettiamo qua e facciamo mettere. Vediamo, apriamo qui. E... ora li ordiniamo. Allora, queste qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guardate che carina. Ora faccio vedere le cose che tolgo. Tolgo tutto. Poi vi faccio vedere quello dentro. Ah, così in ordinissimo. Ma che ci fa questo? Nascondiamola, non si accorgerà. Ci siamo ora qua. Delle acchiste. Lo mettiamo qui, perfetto. Avanti. Come va? Bene. Sei sicura? Sì. Vai, ciao. Ciao. Non so dove metterlo. Ancora non l'ho fatto ancora qui. È vero, è vero, è vero, è vero. Scatola magica. Apriti. Wow. Faccio. Ah! Mi sono preso un dito. Facciamo vedere proprio tutto. Mettiamo un elastico qui e possiamo ricordare. Guardate ragazzi quanto sono belli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Adesso i quaderni che vanno sopra. Un quaderno. Non pensate che sono scema, perché non lo sono. Ho un'idea. Sapete, no? Cioè, dove, se magari ho matematica, non mi ricordo che in posizione è, lo potrei scrivere. Però ho già questo foglio che sarebbe di musica, però, cioè, avete capito, no? Cioè, strappo un foglio e scrivo matematica 1, 2, 3, 4,
Praticamente, ragazzi, io ho i quaderni tutti messi in orizzontale. Ma se magari a matematica non so che posizione è, devo prendere uno, guardare. Quindi metto sotto. Qui, guarda, faccio vedere. Metto qui sotto scritto tipo mate è l'1 e lo appiccico qua, il 2, bla 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 bla. Così so che matematica l'1 lo prendo già da sotto e non devo controllare tutti qual è il matematica. Religione. Religione. Scienze, ragazzi. 6. Oh my gosh. Lettera oltre. Devo mettere un altro libro. Ok. Questa lettura oltre. Allora, vado a chiedere a mia madre. Arrivo. Questi metto che non fare gli spinni. Questi tre non sono. Ora non si cambia, però. Questo ci sta, invece no. Li mettiamo qua sopra proprio. Il kit dello Cristi. Orellino, orellino, che casino c'è, casino, proprio casino, che casino, casinato. Ora li mettiamo in ordine e iniziamo a piegare. Maglietta, non è una maglietta, sembra più un intero, ma vabbè, almeno c'è un po'. Sta, perché? Oh, basta, a chiuderti. Mia mamma impiega così. Mi sa perché? Perché che se questo non si... Usciamo tutto, tutto in ordine, ne faccio una sorpresa, le voglio far vedere come impiega lei. Questa, la prendiamo, pure questa, era già piegata, no, va bene, non c'è l'importa. Oddio, ma quanto spaventare. Ho detto no, non può entrare. Non si può entrare, non si può entrare. Pure questa è fatta. I pantaloni come li facciamo invece? Apriamo questo, così, 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 e tata, così. Così. Questo che è molto piccolo non saprei cosa sia. Questo si è aperto proprio nel tempo giusto. Ti posso prendere quegli evidenziatori piccolini che ti ha regalato la maestra? Ok, ma sono giù. Ho già sbagliato la prima sbagliata nel regno del tuo. Se tu fossi soffi nel lungo del sole e come nell'aria che Dio avrà. Non è così l'ultimo. Era peggio come ho fatto io. E così sarebbe inoltre, no? Guardate proprio lì in ordine. Ma veramente, cioè, diciamo, stavo scherzando sempre in disordine. Ma a me non me ne frega, dai, comunque in ordine. Un altro? È peggiore. Madonna. Ok, arrivo. E questo è molto nonno. Questo veramente questo. E magliette quello più disordine. Beh. Mi sbircia. Oh, visto. Ho sbirciato attentamente e dietro di me c'era un serpente. Ma volteggiando di qua e di là, attraversando le sacche, erano ordinatissime, le resi bruttissime. Ma ne sa cosa sa? Non guarderò mai il suo video. Dai, faccio a chi vai tu. Ragazzi, devo ancora fare i pantaloni. Ma che ciavolo. Cioè, anzi, non mi faccio, perché dopo per togliere, ma la faccio saia. È già sera e devo fare presto, perché devo andare a prendere il mio papà. Sono andata a chiedere a mia madre, ma ho capito che è antologia. Quindi scriviamo antologia. Speriamo sia antologia. Vabbè, io scrivo antologia, non vedo niente. Ale! Vabbè, qua c'è un tagliettino. Però... tanto poi capirò che cosa sarà. Mettiamo la penna in ordine nella stuzzone e incolliamo. Andiamo a incollare la scritta qui. Qui la incolliamo. Prendiamo la colla, togliamo il tappino. E andiamo a mettere la colla sul foglietto. Appiccichiamo qua. Ok, vedete? Quindi, non lo so ragazzi, oggi mi serve il quaderno di religione. 5. Andiamo a contare.
1, 2, 3, 4, 5. Mi prendo il quaderno di regione e me ne vado. E faccio la cartella. Oppure, mi serve il libro di scienze, il C? Vediamo. Quale sarà? C è scienze. Lo prendo e me ne vado, ragazzi. E me ne vado, perfetto. Ma adesso ordino la stanza. Tanto ordino questi quaderni e li metto là sopra perché non servono. Li metto. Guardate che carini questi, ragazzi. Questi qui. Quello su. Troppo bello. Ok. Andiamo. Lasciamo lì qui i quaderni. Questi qua che non li ho ancora usati. Voilà. Questo servirebbe per qui. Questa busta metto qua dentro. Tutti i colori, tutto. Perché che mi fa bisogno? Vanessa. Perfetto, se non mi ero nemmeno accorto. Poi sentite un po' che mi ha regalato la mamma. Oh, sì, finito, ciao. Mamma, ho finito. Brava, amore, andiamo a vedere. Sì. Vanessa sì. Sta ancora lavorando invece? Sì. Ok, andiamo a vedere. Come va? Tua sorella ha finito. Oh, oh, wow, brava amore, fammi vedere. Bravissima. Dai, ma vedi, no, non ci credo. Sì. Non so qual è il quaderno, 5, faccio 1, 2, 3. Dai, ma sei stata super. Guarda, la mamma sai cosa ti compra? Mi organizzo anch'io qualche divisore per mettere i quaderni. Ma perché adesso il quaderno è il numero 5. No, va bene, adesso è il numero 5, ma poi non sarà più il numero 5. Bravissima, amore, proprio ciò che volevo vedere. Complimenti. Però ascolta, Ani, Vane, domani è tecnologia, eh. Questo è lo della cartelletta. Vabbè, ma tanto lo zaino dobbiamo ancora farlo. È da buttare? Questa matita mi sembra che sia addirittura nuova. Sì, no, non mi serve. E c'è un bidone. No, questo è mio. No, non mi servono queste cose. Brava, amore! Bravissima! Guarda! Chi è? Ma che cosa urli? Ma sei matta? Pensavo fosse il gatto. Sì, sul con le ciabatte. Ok, sei stata super. Adesso andiamo a vedere anche Anastasia. Non ti serve neanche questo. Allora, questi... Vane, fai una cosa. Questi buttali nel bidoncino. No, l'ho appena svuotato, non diciamo stupidaggini. Anche questi due, guarda, qua, questi qua. Anastasia, questi te li regalo. Non li voglio. Non li vuoi, me li tengo io. Andiamo a vedere Anastasia e poi che ha finito. E poi andiamo in stazione che stanno arrivando papà e Daniel. Oh, wow. Bravissimo, amore. Ma come fai il letto tu? Guarda, sei speciale. Allora, andiamo a vedere i cassettini? Sì. Va bene. Andiamo a vedere i cassettini. Uno. Brava, amore. Che sono ste pallottole? No, fermalo. Sì, bello però, mi piace. Vedete come arrotola Anastasia? Lei arrotola e mette così. Fatta. Ognuno ha il suo stile. L'importante è riordinare. Dai, hai arrotolato anche queste. Ma erano in note. Ma veramente? Ti piace così? È il tuo stile? Perché quando tu mi hai fatto vedere che qui le avevi rotolate. Amore. Poi? Dai, no, non ci credo, Ani! Ma lo sai che si vedono anche di più le magliette così? Eh? Mi fai morire. Sei carina, amore, carinissimo questo stile. Vuoi dire che hai rotolato anche... Ah no, le felpe non sono... Che bella, brava, brava amore, bellissimi. Ma cosa sono questi? Pantaloni? Quelli a tre quarti? Bravissima anche tu, qui abbiamo tolto tutto. Tu sei stata speciale, hai perfettamente colpito nel segno. Brava amore, ci voleva tanto? Adesso andiamo da sei fuori. Adesso, ma che andiamo da sei fuori? Sì, ma sei fuori, non sei fuori. Da sei fuori. Al mio compleanno mi hai detto che posso andare. Senti, ascolta, al tuo compleanno se faremo quello che abbiamo pensato altro che sei fuori. Ok, comunque, però andiamo da sei fuori. Sì, come no. Veramente vi faccio i miei complimenti. Oh, brava amore. Oh, che brava. Vola. Ragazzi, iscrivetevi.
Ragazzi, iscrivetevi al canale. Andate su www.vanityglow.shop per comprare le nostre unghie. Ordinate le nostre magliette entro il 30 settembre perché poi non ce ne sono più. Ciao! Avete visto, cucciolini, ma come sono state brave, soprattutto Vanessa, che non voleva fare questo lavoro e invece è stata molto precisa e veramente brava. Adesso vado a spegnere le luci e ci vediamo al prossimo video. Spegniamo tutte le luci.